Ci parli un po' di te, il tuo nome, l'età e dove vivi. Allora, mi chiamo Vincenzo Festa, sono nato ad Avellino il 22/12/1957 e vivo ad Avellino. Che lavoro fai? Hai figli, famiglia? Lavoro in banca da 33 anni, sposato e per nostra scelta non abbiamo figli. Come hai scoperto di avere il rene policistico PKD? Ah beh, non è stato molto capire perché veniamo da un discorso ereditario. Papà, tutti i suoi fratelli policistici, il mio padre dializzato in dialisi da oltre 20 anni, adesso non c'è più, e quindi all'età intorno ai 30 anni, quando ho capito che mio padre andava a visita per questo tipo di controllo, a questo punto ci siamo sottoposti insieme ai miei fratelli a una normale ecografia renale dove, ahimè, abbiamo scoperto la sorpresina. E di noi tre, praticamente due di noi abbiamo contratto l'ereditarietà. Per fortuna l'altro, mio fratello, è stato esentato da questo regalo. Come ti senti con questa malattia? Mi sento adesso che ho scoperto, insomma, già da un po' di anni e che sono regolarmente sotto cura, in pressione, soprattutto a livello che controllo la pressione e ogni anno faccio i regolari esami, cerco di convivere al meglio. Qual è la cosa più difficile nell'avere PKD? La cosa più difficile è nel saper accettare questa realtà è consapevole a quello che andrò incontro, a quello che, ahimè, i valori mi fanno capire ciò. Come interferisce fisicamente e mentalmente avere PKD? Mentalmente bisogna, io credo che oggi bisogna avere un carattere forte. Io vengo da un'esperienza accanto a mio padre e l'ho assistito soprattutto negli ultimi anni in questo calvario, se così possiamo dirlo, che è la dialisi. Io cerco di tenermi sempre aggiornato, grazie anche all'AIRP che mi è sempre vicino e che mi sostiene in tutti i modi. Che impatto ha sui tuoi rapporti al lavoro, a casa, con la famiglia e gli amici? Beh, io cerco di tenere fuori da ogni cosa questa malattia, quindi soprattutto con gli amici e sul lavoro cerco di parlarne quanto meno possibile, anche se oggi i primi sintomi e quindi anche alcune assenze giustificano questo fatto di dover sottopormi a continui accertamenti. Che cosa vuoi che il mondo sappia sul PKD? Ah, vorrei tanto che, ahimè, c'è ancora tanta. Utilizzo la parola indifferenza, ma vorrei utilizzare la parola più ignoranza in materia, addirittura anche dei medici, paradossalmente mi dispiace dirlo, ma anche dei medici di base. È una malattia che non tutti ancora mi conoscono. Che speranze hai per il futuro? Ah beh, il futuro è nella ricerca, è nel trapianto, soprattutto nel trapianto. Spero molto che, perlomeno per quelli che verranno, abbiano una vita più serena. Che messaggio vuoi trasmettere per far conoscere la malattia del rene policistico e per convincere le persone a donare per questa malattia? È una malattia che al mondo intero costa, alla sanità soprattutto costa tanto, e quindi io spero soprattutto nella ricerca e nel buon senso delle persone, le donazioni. Bisogna entrare in un discorso che deve diventare per noi il pane quotidiano. La donazione è qualcosa che va fatta in tutti i modi e per tutti. Sarà un bene per tutti noi.